el pobre ser que vive, sufre, goza, es explotado y acaba su vida con la muerte, sino que es un ser imagen de Dios. Abbiamo molte altre notizie. Buonasera dalla TG1 edizione straordinaria, diamo subito la linea in piazza San Pietro dove per noi c'è Fabio Zavattaro che ci leggerà il bollettino medico che riguarda Giovanni Paolo II. Sì, è arrivato proprio pochi istanti fa, sono poche righe, ve le leggo. Le condizioni cliniche del Santo Padre si mantengono gravissime. Nella tarda mattinata è comparsa febbre alta, opportunamente sollecitato, risponde correttamente alle domande dei familiari. Questa è la brevissima dichiarazione, ecco, vi faccio anche vedere l'immagine del bollettino. Questo bollettino va ovviamente ad unirsi a quello diffuso questa mattina quando il portavoce è apparso in sala stampa, ha parlato con noi giornalisti e ha sottolineato ancora una volta la gravità di questa fase della vita di Giovanni Paolo II. Si diceva questa mattina dall'alba è stata osservata una iniziale compromissione dello stato di coscienza. Queste le notizie fino a questo momento. Stefano, hai qualche domanda da pormi? No, Fabio, hai detto tutto te, il bollettino fa testo e noi non diamo ascolto a nessun'altra notizia, fa testo il bollettino. Dunque aspettiamo altre notizie, io ti ringrazio per questa corrispondenza, ringrazio tutti i nostri telespettatori, continuiamo con lo speciale TG1. A tra poco. Individuals, families have a responsibility. Society has a heavy responsibility, including the media.